Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere qual è il tuo somatotipo. Tu lo sai, ma prima di entrare nel vivo di questo video, iscriviti al suo canale, metti un bel like, attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sull'uscita dei nuovi video e per supportarmi ed aiutarmi a continuare a confezionare questi video per aiutarti a raggiungere i tuoi risultati. Ma ora entriamo nel vivo di questo video. Qual è il tuo somatotipo? Abbiamo tre tipologie di somatotipo, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Ectomorfo, mesomorfo ed endomorfo. Queste sono le tre caratteristiche, i tre somatotipi principali. In realtà ci sono ben 74 somatotipi che si vanno a mischiare uno con l'altro, ma andando a scremare e a, diciamo, a ridurre, possiamo suddividerli in questi tre. Che differenza hanno questi tre somatotipi? Come vedi da questa foto, puoi già ben capirlo da questa prima anteprima, ma ora entriamo più nel dettaglio. E abbiamo il nostro ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Questi sono i tre somatotipi principali con caratteristiche abbastanza diverse e probabilmente adesso andando a nello specifico andrai a capire perché stai ottenendo certi risultati o perché alcuni tuoi amici magari allenandosi meno hanno più risultati dei tuoi. Partiamo dal primo somatotipo, ovvero l'ectomorfo. L'ectomorfo, come vedi, la figura è quella del rettangolo, possiamo paragonare il nostro fisico, è l'hard gainer per eccellenza, ovvero quel soggetto che ha difficoltà a incrementare di massa muscolare, ma anche di grasso. Sono alti, esili, con un'ossatura minuta, quindi puoi già capire dalla tua ossatura, sai, il polso sottile, le ossa leggere, che sei un ectomorfo. Con una muscolatura quasi inesistente, quindi tanto nervo ma poco muscolo, una percentuale di grasso veramente bassa. Metabolismo è accelerato, quindi hanno un metabolismo molto veloce, sono spesso irritabili e abbastanza agitati. Come possono ottenere risultati in palestra questa tipologia di somatotipo? Magari sei un ectomorfo. Per ottenere ottimi risultati, uno, ti dovrai armare di pazienza, costanza e dovrai avere un'alimentazione molto corretta e andare a introdurre tante chilocalorie se il tuo obiettivo è quello di incrementare massa magra. Se sei una ragazza invece reputati fortunata perché potrai mantenere il tuo fisico asciutto e snello senza grosse difficoltà, però se vuoi aumentare il tono muscolare dovrai avere questi accorgimenti. Devi applicare una programmazione e una metodologia di allenamento strategica utilizzando per lo più esercizi multiarticolari e andare ad allenarti con precisione e costanza andando a dare stimoli ipertrofici mirati. Questa è la strategia ideale per l'ectomorfo per incrementare di massa muscolare. Poi abbiamo il nostro endomorfo che invece è l'opposto dell'ectomorfo, ovvero è quel soggetto che accumula grasso con facilità. Infatti ha spalle curve e strette, un fisico tondeggiante, un addome sporgente. È predisposto ad aumentare sia massa muscolare che grasso con facilità, quindi sono quei soggetti che con facilità tendono, appena iniziano a fare un'attività fisica o di palestra, a incrementare di massa muscolare, ma anche coloro che mangiando anche, non più di quello magari necessario tendono ad aumentare di massa grasso perché hanno un metabolismo più lento. Sono soggetti di solito abbastanza forti, quindi con una buona forza. La strategia per ottenere buoni risultati, quindi incrementare la tua massa muscolare e diminuire la percentuale di massa grassa, è fare allenamenti di
di intensità abbastanza alta che ti permettano di incrementare il tono muscolare. Incrementando il tuo tono muscolare andrai a incrementare così anche il tuo metabolismo basale, che ti aiuterà così a tenere bassa la percentuale di massa grassa. Sei predisposto a caricare, quindi a sollevare carichi pesanti, perché se con la percentuale di massa grassa elevata tendenzialmente la forza aumenta. E abbiamo l'ultimo somatotipo, siamo arrivati al terzo, il somatotipo per eccellenza, il mesomorfo, che è colui che ha il fisico perfetto. Tante volte quando vedi un ragazzo o una ragazza con un fisico che dici mamma mia che fisico che ha quel ragazzo, quindi percentuale di massa grassa bassissima, con muscoli comunque che ci sono in quantità abbastanza elevate, quei soggetti sono quei somatotipi di solito mesomorfi. Come vedi la figura è quella, l'andiamo a paragonare a un triangolo, quindi spalle larghe, vita stretta, la classica forma a V. Notevole massa muscolare, quindi ha una notevole massa muscolare e una percentuale di grasso bassa. Aumentano il volume muscolare mantenendo una massa grassa di percentuale bassa con qualsiasi allenamento tendenzialmente lo vadano a effettuare. Quindi se sei un mesomorfo ti puoi permettere di allenarti più o meno in qualsiasi tipo ottenendo buoni risultati. Ma se tuttavia applichi una giusta pianificazione, una giusta programmazione di allenamento, potrai ottenere risultati ancora maggiori. Soprattutto potrai ottenere risultati maggiori in meno tempo e continuare ad ottenere risultati per più tempo, quindi per essere così più sostenibili e per avere anche un incremento di risultati più alto andando avanti con il tempo. Siamo arrivati alla conclusione che abbiamo imparato i tre somatotipi per eccellenza: ectomorfo, mesomorfo ed endomorfo. Spesso si hanno anche dei mix tra i due somatotipi, quindi ectomesomorfo, mesoendomorfo, quindi delle caratteristiche intermedie dove vai ad avere sia le caratteristiche di uno che dell'altro, quindi ad avere ottimi risultati. Ora che siamo arrivati qui, tu a quale somatotipo appartieni? Qual è il tuo somatotipo? Scrivilo qui sotto nei commenti e fammi sapere qual è il tuo somatotipo, come si sta allenando, se stai avendo difficoltà a ottenere risultati e perché. Siamo arrivati alla fine di questo video, quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, lasciami un bel like, attiva la campanellina, condividi questo video con tutti i tuoi amici. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Stai con me.